L'anteprima di questa ennesima grande avventura che Ambrogio Fogar inizierà domenica. Fogar ancora una volta ci dimostra quanto forte, determinato, ma soprattutto grande, grandissimo uomo lui sia. Nonostante la paralisi con cui convive ormai da diversi anni, Fogar ha deciso di fare il giro d'Italia con una barca a vela di 20 metri. 9 tappe in cui portare speranza e amore a chi come lui soffre. Porterà con sé anche le immagini che tra poco vedrete, realizzate dal nostro Guido Meda. Immagini che sono il suo messaggio di vita e amore. Immagini e parole che vi faranno riflettere. Vediamo insieme. Che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato, senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo. Eugenio Montale. Jonathan, dimensione e avventura. Sono le note e le immagini di una sigla che per molti di voi ha un significato ben preciso. Molto più grande poi per quell'uomo baffuto, forte e sensibile, che di Jonathan era contemporaneamente padre e figlio. Quell'uomo era ed è Ambrogio Fogar. Ai più piccoli, a quelli che non c'erano, che non ricordano, vogliamo raccontare la storia di Ambrogio. Lui è qui tra noi, nel pieno di questa sua nuova avventura, il Giro d'Italia in barca a vela, per aiutarci a capire. Ora ha un corpo diverso da 5 anni fa, lo vedete da voi, ma pensieri e sentimenti più forti di allora e più forti di tutti noi. Ecco, sfruttatelo pure per le vostre domande, senza paura di ferirlo. È qui per questo, è qui per poter aiutare quelli che sono nella sua condizione. Prima paracadutista, poi pilota acrobatico, navigatore, esploratore, naufrago, marito, papà, amico, conduttore televisivo e poi navigatore nei raid automobilistici, Ambrogio Fogar è stato per tanto tempo sulle pagine dei giornali, nelle immagini dei telegiornali per le sue sfide. Sfide legate alla natura, sfide tra il suo corpo di uomo normale e forme violente di natura. Ha sfidato gli oceani di tutto il mondo da solo, con Surprise, una bella barca a vela di 11 metri, uno scafo in legno con il quale aveva imparato a parlare di giorno e di notte sul mare. Uno scafo che un giorno, mentre Ambrogio navigava verso l'Antartide con il suo amico Mauro Mancini, venne sfondato dal colpo di coda di un'orca e affondò, lasciando 2 uomini alla deriva su una zattera per 74 giorni. Dopo il salvataggio Mauro Mancini se ne andò. L'avventura che Ambrogio aveva sempre amato gli aveva strappato un amico. La sfida non era che cominciata. Si trattava ora di approfondire il rapporto con l'avventura, di reimpostarlo dal profondo. Ambrogio Fogar tenta di raggiungere il Polo Nord a piedi, trainando una slitta con la sola compagnia di un cane, il celebre Armaduc. Poi...